Continuano e si ampliano le interruzioni idriche notturne disposte dall'ACA Chieti e provincia. Rispetto alla settimana precedente, la situazione è peggiorata in misura tale da dover incrementare le turnazioni ai comuni interessati, fa sapere l'ACA, che ha diffuso la tabella di programmazione settimanale delle chiusure dal 12 al 19 luglio. Facendo seguito ai precedenti comunicati, scrive ACA, si continuano a registrare progressivi decrementi di portata delle sorgenti e contestuali sovraconsumi causati dalle alte temperature che determinano progressivi abbassamenti dei livelli dei serbatoi. Oggi i comuni a Chieti, l'incontro tra il sindaco Diego Ferrara, che si fa portavoce dei cittadini ormai esasperati e vuole scongiurare una class action, per questo ha incontrato la presidente dell'ACA Giovanna Brandelli. Le richieste del sindaco Ferrara. Dico come premessa importante. L'amministrazione comunale non è e non può sentirsi di fronte ai propri cittadini un protagonista cinico di un complotto nei confronti della propria città. Lo dico perché ovviamente ricevo tanti rimbrotti, tante segnalazioni negative da parte dei miei concittadini sui social, ma i miei concittadini devono sapere che io interloquisco continuamente con l'ACA, quindi quello che voglio dire, l'ACA oggi ci deve dare delle risposte puntuali, esaustive per i cittadini e soprattutto vogliamo sapere la progettualità, che cosa hanno intenzione di fare per i prossimi mesi. Vogliamo sapere che cosa vogliono fare soprattutto per Chieti, che presenta la rete idrica più ammalorata e ingegneristicamente vetusta. La risposta della presidente dell'ACA Giovanna Brandelli non si è fatta attendere. Noi abbiamo, sapete benissimo che c'è una congiuntura particolare, che abbiamo una risorsa impoverita del 40% rispetto allo standard, che stiamo replicando, se non peggiorando, le condizioni di lavoro del 2021. Abbiamo delle soluzioni strutturali di cui abbiamo ampiamente parlato, che sono la digitalizzazione delle reti, il rifacimento della adduttrice proprio per Chieti, che sono progetti finanziati, sono progetti che hanno senso, che in parte sono già iniziati, ma che porteranno frutto fra il 2025 e il 2026, ovviamente. Più abbiamo delle soluzioni operative, che sono quelle del piano di gestione dell'emergenza, che abbiamo presentato alla Regione Abruzzo già a marzo di quest'anno, che significa appunto fare delle turnazioni sui serbatoi, perché ci rendiamo conto che la velocità di uscita dal serbatoio è molto maggiore della velocità di ricarica, quindi necessariamente dobbiamo interrompere i consumi per far recuperare ai serbatoi il giusto livello di capacità, il giusto livello di pressione per alimentare poi la rete. In più ci sono delle misure straordinarie di forniture con autobotti, quindi abbiamo chiesto ai comuni di individuare dei punti di erogazione e poi degli approvvigionamenti con autobotti, in particolare su disposizione della prefettura per i soggetti fragili. Indispensabile la collaborazione dei cittadini contro lo spreco. Allora, ACA dal 2016 si sta preoccupando del sistema di distribuzione idrico con la riduzione delle pressioni, con la campagna di comunicazione sulle autoclavi. Abbiamo ottenuto dalla Regione lo stanziamento di risorse a fondo perduto per il bando autoclavi. La situazione idrica non è difficile soltanto a Chieti, ma anche in altri centri, quelli serviti dall'ACA, come ad esempio Pescara. Abbiamo 42 gradi, bollino rosso per 15 giorni praticamente, quindi oltre a una situazione di scarsità delle sorgenti, proprio della risorsa idrica, i consumi sono quasi raddoppiati, quindi vi rendete conto che la domanda e l'offerta in questo momento sono lontanissime.